Buonasera a tutti. Il Club del Martedì vi presenta questa sera un film di Pasolini. Voi sapete che diamo quattro Pasolini, uno l'abbiamo già dato, che è uno l'abbiamo già dato e altri due li daremo i martedì prossimi. Questa sera c'è Acattone. Acattone è il primo film di Pasolini. Nel 1961 Pasolini, già noto come poeta friulano, poi come poeta italiano, come narratore, come sceneggiatore, affronta la regia in prima persona, con tutte i coraggi e le inesperienze di un esordio. Probabilmente la presenza di un direttore di fotografia come Tonino De Licolli e di un montatore come Nino Baragli sono stati poi decisivi nella confezione definitiva dell'opera. Il film ha 28 anni ormai e in certe cose sembra ancora così più antico, perché la periferia romana che ritrae è probabilmente completamente cambiata, gli esterni non sarebbero più riproducibili. Così come probabilmente non sarebbe più riproducibile la tensione che Pasolini volle imprimere al film. La sua scoperta del proletariato romano, delle borgate, che era in lui un'operazione al tempo stesso politica, ideologica, come dire fisica e anche linguistica. Pasolini era un settentrionale che imparò il romanesco, che scrisse dei romanzi deliberatamente in virgolette romanesco da borgata. Tutto questo fa di Acattone un manifesto del cinema di Pasolini. Tutto il cinema di Pasolini successivo è bene o male contenuto in questo esordio, che divise la critica e che iniziò il cammino di un piccolo mito nostrano. Quale che sia l'opinione su Pasolini regista e su Pasolini scrittore, Acattone rimane un tipico film di quell'epoca. Siamo all'inizio degli anni 60. C'è questa specie di voglia corsara, per usare un aggettivo caro a Pasolini, di riscoprire un'Italia periferica, linguisticamente e moralmente lontana e da esplorare, da reinventare, ed egli lo fa con una grande fissità di inquadratura, con una grande tenacia nella persecuzione, nella prosecuzione del suo personaggio principale, che non a caso qui affidato a Franco Citti. Rimane un documento d'epoca, sia che il cinema di Pasolini piaccia o non piaccia, e questa sera ve lo riproponiamo nel corso di questa breve rassegna che in quattro martedì vi presenta quattro momenti diversi dell'opera di Pasolini. Buona visione a tutti di Acattone, ci rivediamo la settimana prossima per un'altra settimana del cinema di notte. Buona visione a tutti.